nel momento in cui l'avversario stava calciando il pallone. Ringraziamo Marco Sportini in regia, sciolto l'enigma. Colmar va a lui con il destro, pallone teso, Cragno ha un buon riflesso perché il pallone filtra e Forgarce lo colpisce, allontana poi Murru, spazza via. Ma vuoto Sean Lyon, non è un problema perché da quella parte chiude Botka che ripropone cambiando lato. Era proprio nell'azione precedente, quella circostanza, sulla palla giocata lunga soprattutto. Centrale per l'Italia che rimane in possesso palla, altissimo il portiere ungherese, 1,94 m. Bernardeschi, centralmente per Berre. In verticale a cercare Benassi, spalla alla porta, prova a girare ancora per Bernardeschi che chiama a salire Murru. Lotta con Prosser che va a stringere, pallone al centro, Rossetti dentro l'area di rigore, Bernardeschi, buona l'idea, bravo nella sponda Rossetti, ha colpito male con il suo piede, Bernardeschi arriva in corsa a rimorchio. Scuffet. Bravo, bravo. Anghia. Pallone centrale, verticale dentro, buona l'idea, da vuoto somma. Occhio a Mervo, uno contro uno, cambia direzione, bel tiro. Centrale però, buona l'idea, soprattutto come si è preparato il tiro. Sì, molto bravo soprattutto. Prosser che tocca, rimessa laterale per l'Italia, con le mani lo stesso terzino sinistro. Cerri, difende bene il pallone dall'attacco di Vida. Ancora Cerri in mezzo a due avversari. Botka prova a mettere ordine, Colmar va via perché è andato a vuoto. Berre, a spazio Colmar, attacca la profondità, va l'uno contro uno. Lo aspettano in zona, largo dentro il pallone per Mervo, Mervo! La traversa che grazie agli azzurri sembrava fatta. Abbiamo contro il pallone calabrese che viene spinto in maniera evidente da parte di Novak. Applausi intanto dalla panchina di Calabrese che è entrato veramente in partita subito. Intanto prova ancora a rientrare Berreca, somma, scambiato con Gagliardini, pallone largo in profondità, cercare lo scatto di Berreca che va al traversone di prima, stacca Cerri, pallone che è lì e allora con il destro Benassi. Abbiamo pareggiato il conto dei traversi. Sì, ma una buona azione soprattutto sulla sinistra, un buon colpo. Quando siamo al 77° minuto. Parole del mucchio che filtra Scuffet, ancora una volta grande reazione, grande reattività da parte del portiere. Sì, c'era un giocatore avversario, lo notavo proprio prima che gli ungheresi battessero il calcio d'angolo, un giocatore avversario proprio per dar fastidio a Scuffet, nessun compagno della linea difensiva si è accorto e ha portato via proprio il centravanti ungherese. Questa mostra grande difesa di Scuffet nel secondo tempo. Lui era coperto poche volte sia nel settore giovanile dell'Inter sia anche nella passata stagione con il Torino. Al di là di questo comunque ha dimostrato di essere un giocatore che può crescere ancora, ma che è una vera certezza per questa squadra. Ottima invece la partita a livello difensivo da parte di Somma, che non mi sorprende più di tanto perché è un giocatore che ha fatto molto bene anche in primavera con la maglia della Roma e sta dimostrando di crescere di partita in partita. Tutto subito ha cercato Aramu, appena entrato dall'Ungheria. Attila Haris in profondità, aggancia un buon pallone di Colmar, ottima però la scelta di tempo ancora una volta di Lorenzo Venuti che poi attacca lui. Ha spazio, anche fiato, prova ad affondare. Un altro giocatore sì, da tenere in grande considerazione da parte di Biagio, cresciuto nella Fiorentina, attualmente in prestito a Brescia, a margini di miglioramento sia in fase offensiva e in quella difensiva, ma un giocatore che piace proprio per la sua semplicità, risultando quindi sempre utile in qualsiasi situazione di gioco. Grazie, scambiato con Gagliardini. Ancora Gagliardini, tutta l'Ungheria dietro a parte Novak, l'imbucata in profondità. Il sinistro cercato alla distanza da Ramo, buona la parata di Banai, ci sarà spazio. Calabresi, messo però fallo questa volta su Novak, quando mancano ormai 4 al termine, 0-0. Colmar aggancia un buon pallone, prova a passare in mezzo a due avversari. Le finte di Colmar, sinistro, Scuffetta, grande parata. Il numero 10 ungherese ha dimostrato anche nel secondo tempo.